Ciao a tutti amici di Ho Portato, l'avete già visto, il grande Claudio Nanni. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo un po' qua in festa perché la settimana del Liscio è questa. Com'è stato suonare in Riva al Mare? Ma guarda, bellissimo, non c'era mai stato qua in Riva al Mare, ma un'emozione, perché vedere tutti questi giovani che ballano, tutta la gente che ascolta e portare la nostra musica, il nostro folklore così in Riva al Mare è stata una cosa bellissima. Davvero. Allora, parlavi di giovani, che è una cosa importante. Tu sei un ragazzo molto giovane, è difficile portare, avvicinare i ragazzi, i giovani, alla nostra cultura storica che è il Liscio? Ma secondo me no, innanzitutto grazie per il molto giovane. secondo me no, perché comunque la musica folcloristica ha avuto i suoi alti e bassi sempre. È nata circa 130 anni fa, il primo compositore di musica folcloristica romagnola è stato Zaclen, che iscrisse i primi valzer nel 1890 o 80 circa. Poi questa musica ha sempre fatto gli alti e i bassi, quanto più popolare oppure un pochino meno, però vedo che comunque quando portiamo la nostra musica innanzitutto c'è allegria, e questa qui è una cosa buona, e i giovani si approcciano più a questo tipo di musica qui rispetto ad altre musiche da ballo. Dunque io penso che comunque portarla ai giovani non sia così difficile, basta che noi ci avviciniamo ai giovani. Claudio, musicista da sempre. Sì, io sono musicista da sempre, anche se nella mia carriera di musicista ho fatto una pausa lunga per altre attività, però io mi sono diplomato che avevo 20 anni, sì, a 20 anni mi sono diplomato in clarinetto e ho sempre suonato da ballo, anche mentre studiavo in conservatorio, suonavo già da ragazzino da ballo, e la musica da ballo ha sempre fatto parte di me. Poi ho fatto parte dell'orchestra di Castellina Pasi, dove col maestro Castellina sinceramente ho imparato tante cose di questo lavoro, di questo mestiere, e poi adesso ho questa formazione che porta il mio nome con altri quattro ragazzi, cinque con me, e ci divertiamo a portare in giro la nostra musica. Adesso la domanda gossip: canti? Sì, canto, e devo dire una cosa, ho due insegnanti di eccezione, cioè Luca Bergamini e sua cognata Milva Vandi. È bravo a fare il maestro o ti cicchetta spesso? Perché io so che è molto preciso Luca. Mi cicchetta, ma giustamente mi cicchetta, no, non a caso mi cicchetta, quando sbaglio mi cicchetta, ma è un insegnante favoloso, lui e la cognata sono davvero e sua nipote Cristina, li salutiamo, sì, tutte e due, sono delle persone fantastiche. Ti piace più cantare o suonare? Questa è una domanda da $1 milione. Allora te la faccio quest'altra anno. Mi sono sempre vergognato, ma veramente, non riuscivo nemmeno a parlare al microfono, era una cosa più forte di me. Cantare era impossibile, poi sai, le cose si fanno per necessità, capito? Poi in orchestra c'era necessità di fare dei cori, era tutto là, e allora dovevo fare dei cori, già mi vergognavo, diventavo rosso come aprivo bocca, però ho detto bisogna che studio qualcosa. Poi sono arrivato alla scuola di Milva e Luca, e lì sinceramente hanno fatto cantare anche me, dunque hanno fatto miracoli, credete? Io ho iniziato a studiare musica tardi, a 15 anni, e mio padre mi aveva mandato a scuola di musica e suonavo la fisarmonica. La fisarmonica non l'ho mai digerita molto bene, sinceramente, parlando. Poi soprattutto il primo maestro che mi disse guarda vai in conservatorio perché tu hai delle possibilità, mi presento in conservatorio con la fisarmonica, mi dice ma guarda che qua non c'è la fisarmonica, scegli un altro strumento e fai l'esame d'ammissione. Io sentivo nella radio di mio babbo, nel Mangianastri, Robertino che suonava il clarinetto, e gli dico ma però allora se devo scegliere un altro strumento voglio suonare il clarinetto, come lo suona Robertino? E io ascoltavo la ragnatela, questa mazurka di Robertino, che mi ha fatto innamorare di questo strumento. Dunque, se io suono, anche un po' merito di Robertino.